Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo sempre Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance e siamo alla quinta puntata del nostro percorso di salsa portoricana. Oggi vi proporremo la posizione chiusa. Passo la parola a Loretta. Allora, posizione chiusa cosa intendiamo? Nel senso che noi abbiamo visto nelle puntate precedenti la posizione, le basi eseguite in questa posizione, che diciamo è la prima posizione che usiamo per abituarci alla coppia, ma in realtà non è questa. Quando voi andrete a ballare non ballerete in pista certamente così, ma bensì in posizione chiusa. Quindi adesso vi andremo a spiegare esattamente come dobbiamo metterci praticamente. Quindi la cosa principale, mai piede contro piede, altrimenti quando eseguiamo ci diamo delle botte nei piedi, ahimè, specialmente noi donnine che balliamo sempre con i tacchettini, la scarpetta aperta, le nostre unghie, ciao! Quindi dobbiamo sempre essere un po' intercalati. Cosa vuol dire? Che la gamba deve essere sia della donna in mezzo ai due piedi dell'uomo, stessa cosa l'uomo, quindi mai completamente frontali, ma leggermente spostati, in questo caso riferito alla donna, sempre più un chino verso più la destra dell'uomo. Ok? Per quello che riguarda l'uomo, il suo braccio sinistro, posizione del gomito, vedete, sempre un pochino semi chiuso, non steso, non alto, deve essere sempre all'altezza dell'occhio della sua dama, quindi si dovrà regolare in base all'altezza della donna. Logico che se un uomo alto e la donna piccola non potrà avere il braccio così, sennò la poveretta, le vedete che sono appese, quindi sempre altezza occhio della donna. La donna appoggerà la sua mano destra nel palmo, vedete, palmo contro palmo. L'uomo chiuderà leggermente le dita per abbracciare la mano della donna, stessa cosa farà la donna abbracciando le dita dell'uomo, il tutto senza dover stritolare, come dico ai miei allievi, le dita sia dell'uno dell'altro, altrimenti qua non riusciamo più a ballare, a fare evoluzioni seguenti. Andiamo a vedere le altre cose. Uomo, prima ci giriamo, così vedete bene, il braccio destro dell'uomo deve arrivare, come vedete, alla scapola della donna, dietro la schiena, a metà. Qui siamo in questa posizione, la donna, ci giriamo, intanto balliamo anche il valzer, io e Claudio, donna dietro alla spalla dell'uomo. Questa è la nostra posizione, mi raccomando, il busto ben dritto. Non dobbiamo, donne, appoggiarci assolutamente alla spalla dell'uomo. Si deve leggermente appoggiare il suo braccio sinistro, vedete, sul braccio destro dell'uomo, ma anche qui non devo caricare, perché altrimenti il poveretto alla fine, dopo 2 secondi, ci molla perché non ne può più. Allora, mettendoci in questa posizione, facciamo una cosa, guarda Claudio, prima do le spalle io, faremo le nostre basi che abbiamo eseguito finora in questa posizione. Quindi abbiamo detto, socchiudiamo le dita. Andiamo, eseguiamo le nostre basi che abbiamo fatto finora, quindi base sul posto, andiamo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, laterale, apro, batto, chiudo, apro, batto, chiudo, mambo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, eseguiamo le stesse basi, però questa volta sarà l'uomo che darà le spalle, quindi ripetiamo di nuovo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, lato, apro, batto, chiudo, apro, batto, chiudo, base mambo, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mi raccomando, una cosa, ci mettiamo sempre, girate da questa parte, il braccio sinistro dell'uomo con quello della donna destro, questa è la posizione, deve mantenerla, non quando balliamo, non ci deve essere nessun movimento delle braccia, fermi, immobili lì. Spero che anche questa volta vi siate divertiti e alla prossima puntata. Ciao a tutti!